piano non cambia. Giusto. Io mi occupo dei clienti. Tu del direttore. Se le minacce non bastano, tu fai ciò che devi. Ha sempre addosso le chiavi del cavò. Se un cassiere attiva l'allarme, quanto tempo abbiamo? 5 minuti, forse. E poi entrano in scena gli sbirri. E se va tutto a rotoli? Questo non è un gioco, Tommy. Si sente degli spari dal cavò. Tu non salire. O esorti o niente. Lo facciamo. Lo facciamo. Tutti a terra, forza! A terra, ragazzo! Voi no, signorine. Restate dove possiamo vedervi. Una sola mossa vi ammazza tutti! Io devo continuare, adesso devo continuare. Va bene. Dovete stare tutti quanti a te. Dove cazzo sono le scale? Se qualcuno si muove comincio a sparare. Ah, no, dove sono le scale? Non esistono le scale. Aspetta, sono quale scale? Maledetto gioco, mi mettere in scale diverse. E vogliamo che torniate tutti a casa dei vostri figli stasera. È chiaro. Va bene. Guardate noi. No, noi. Ma guarda che roba. Guarda, ma sembra un bandito del West. Apri, apri. Con me. Giù nel cavò. Farò tutto ciò che vuole. Va bene. Nessuno deve farsi male. Mi senti forte a prendertela con il piccoletto? Ma che sparo, No, mi sento ricco. E il piccoletto sopravvive se non fa niente. Quante cazzo? Che cazzo c'è? Il doppiatore di Tommy e il piccoletto sopravvive. Come cazzo ci sono nel cavò? Doppiatore di Tommy. Ne sparerà. No, non lo so. Se tira fuori la pistola lo impallino, quindi digli che se ne stia buono. Mi fa troppo ridere il doppiatore di Tommy. E così convincente, cioè è talmente convincente che fa il giro e diventa comico. Comunque i doppiatori di questo gioco sono fantastici. Tra gli ubriachi e il doppiatore di Tommy, incazzatissimo. Guarda, c'è del medic lì. Però non so se è una buona idea, però. Il direttore è stato bravo e sta collaborando. Farà tutto quello che gli dico, non è così? Dai, muoviti! Muove, si muova! La passerete liscia. Prima o poi vi beccano. Preoccupati per te. Non sarebbe la prima volta. La vuoi vedere tua figlia alla cerimonia per il diploma? Tieni le mani dove le vedo e di' alla tua guardia di fare lo stesso. Ma tu sai che ha una figlia? Ma qui eravamo venuti per prendere i documenti, quelli che ci ha dato Frank. Sì, sì, è questo il posto. C'è una bug in tutta la città, è ovvio. Ricorda, quando incontriamo la guardia, digli di buttare la pistola. Hai capito? Mi sparo, Sì, io sparo. Sono pronto qui a sparare. Sì, sparo, succede. Probabilmente fallisco la missione. Senta lei. Stia calmo. Ascoltami molto attentamente. Devi buttare la tua... Trepa. Aia, pezzo di merda. Comunque l'ultimo capitolo non abbiamo sparato nessuno. Quindi questo è perché non abbiamo sparato nessuno l'ultima volta. Dai, sì, alzi. L'ho preso, mi sa che l'ho preso, sì. Il fucile è buono, però. Aspetta, qua c'è qualcosa, ci sono munizioni. Non mi servono. Andiamo avanti. Sì, sì, arrivo. Crepa. Dai, me ne sorprendo i colpi adesso. Ok. Revolver d'ordinanza. Revolver di bruttanza. Perfetto. Senta, direttore. La chiave è sul tavolo. Nessun altro deve morire. Io per primo. Ah, adesso si impara il culo, Prendiamo la chiave. Ma questo, apri. Entra nel cavò. Mamma mia, questo si impara il culo per primo. Si para. Dove sparare, ti prego. Apri, voglio il dinero. Secondo me se ci si becca salieri siamo fottuti tutti. Guarda lì! Gesù, Giuseppe e Maria. E come facciamo a portare via tutti i soldi? Cioè, non puoi metterti tutti in tasca? Chiudete il becco! Chi è che ha dato l'allarme? Chi cazzo ha dato l'allarme? Merda.
Ma non è vero! Non ci stanno soldi tutti lì dentro! Ma non è... Andiamo! Tommy, Tommy, no! Non approvo! Non ci stanno tutti i soldi dentro quel sacchetto lì! Vabbè, senti. Dai, Poli, prendi. Ma non è vero, ma è un mago! Ma non c'erano così tanti soldi allora. Vabbè, senti. Urca troia! Crepa! Questo è spammone di merda. Sì, gli arrivo. Ush! Che palle, questo col cazzo di Thompson di merda. Oh, uno di vita. No, deve stare calmissimo lei. Si deve dare una calmata. Lei con Thompson lì. Crepa. Andiamo, eh. Ok. Fammi curare. Fammi curare, per amor di Dio. Se il Thompson con gli altri ci vogliono 50 colpi per ammazzare qualcuno. Io muoio in 3. Vai, vai. Non mi interessa il Thompson. Mi interessa. Avanti, avanti. Corriamo via di qui. Ti vorrei tornare a casa a mangiare stasera. Madonna, non vedo una sega nulla. Non vedo niente. Attimo, facciamo così. No, merda, non posso andare. No, volevo ammazzarli. Vabbè, andiamo via. Andiamo, sì, andiamo via dal retro, va. Sì, andiamo via. Quella la macchina lì. Scassa, scassa. Muoviti, Poli, santi Dio, che qua è un casino. Con quel sacchetto di le salsicce lì. Metti i bagagli. Muoviti. Ma che cazzo, ci metti sì. Non a casa mia! Sai com'è? Rapini una banca in pieno giorno. Ma quanto, guarda, quanto. Oh, questi sono i poliziotti che mi aspettavo di incontrare con i federali, Nazzo, no? Due persone. Mamma mia, no, tre persone, andiamo via. Mamma mia, ecco, questa qua è la polizia, la forza di polizia normale. Normale per quando ti devono arrestare perché non hai la multa. Se tu ignori la multa, ti arrivano in 50. Ah! Stronzo! E mo? Ah, il tuo tamponatore del cazzo. Ma guardate, fanno più danni loro che io. Io ho rapinato una banca, ho ammazzato tre persone e basta. Salta, salta! Uplala! Oio! Tanto loro non possono andare. Vai via! Iii! Sono uscito per una moto, ma che cazzo? Questo qua con la moto, ma santi Dio. Ribaltati. Oh, c'ho il palo della luce. Che sono la buona volta che moriamo. Ok, vado dietro il tram così. Faccio una strada di qua. Sì, bene, allora faccio il giro così. Cazzo di tram. Aia. Ho uno di vita. Sono morto, mi sa. Mi sa che sono morto, ragazzi. Mi sa che sono morto. Forse no, aspetta. Aia. Sì. Ma non è vero! Ma non è vero che mi avete perso! Saltato, mi avete visto palesemente. Vabbè, andiamo via. Andiamo via subito. Saltato. Guarda, sono incriccati tutti. Ma veramente, questo è il caso. Cioè, è il caso, sempre il caso. Occio, occio. Occio! Si sto andando tipo i 130 in centro, va che roba! Oh madonna! Via, via di qui! Sono deficiente! Quello non guarda, quello non guarda, non mette la freccia, niente. Non guarda dove sterza. Aspetta, occhio fermo. Dai. Oh. Dove si va? Al club Palim. Il locale di Sam. Ehi, e ora è vuoto. Occhio non vede, cuore non vuole. Ma ti prego, mandate qui qualche gente. Ci siamo quasi, Tom. Ce l'abbiamo quasi fatta. Quasi non è abbastanza, Poli. Ce l'avremo fatta quando il mio cuore smetterà di volermi uscire dal petto. Comunque non ha senso che la gente chiama, ti chiama, chiama la polizia, porca troia, perché... Santo Dio, gli passi sulle strisce, la guida, guida... Cioè, uno non lo arrestano, uno, santo Dio, sei per guida spericolata, dai, che cazzo è? Ma la macchina distrutta.
Non ci posso credere, è fatta. Vediamo che dice Salieri. Siamo orecchie, già. Per i vecchi tempi. Controllate i soldi se ce li avete ancora. Dobbiamo andare. Ci vediamo domani. Io sarò già in volo per l'Hawaii. Oh, andiamo. Scherzavo. Ehi, non ce l'avrei mai fatta senza di te, lo so. Torna a casa e festeggia con Sara. Domani vieni da me e ti vediamo un malloppo. Sì, ok. Buona fortuna. Dopo tutti i discorsi, vediamo, se dopo. La legge degli anime funziona così, quando parla dei suoi sogni sta per morire.